Azione! Proprio non è possibile! Ma poi guarda dove siamo, ma che vita è questa? Guarda, sembra sempre di essere in vacanza! Ma scusa, come si fa a vivere così? E poi, scusami, Nicole, veramente, mettiamo il punto su i puntini su lei, come si dice. Ecco, io non sono venuto qui per trovarmi un amante, capito? E invece ora... O mi vesto e mi preparo, ci metto una doccia perché devo fare la... Scusate, ci metto una doccia. E azione. Buongiorno. Ciao, come stai? Come sto. Purtroppo devi venire subito con me. Una questione di ordine pubblico, immediatamente. Ma io non posso, sto partendo, che succede? No, che partendo, attenzione perché sennò è tua sorella morta. Scusate, no, scusate. Stop, rifacciamo. Ciao. Buona. E azione. Ma lei è al corrente di chi sia questa signorina? No. Cioè, sì, ma la conosco veramente da poco. La signora Gaia Arpea è stata denunciata 2 volte per stalking. Stalking? Ma questa mica si chiama Gaia Arpea? Ah no? No. Perché? Che nome le ha detto? Lei si chiama Eliana... Eliana Rame? Eliana Rame. Ma questa è una psichiatra, è una che pubblica. Ma quale psichiatra? Questa sta in cura da una psichiatra che si chiama così. Ma che ne dici? Sì. Ma che rapporti ci stanno tra voi due? 11. L'11. Ma che parola? Bene. E azione. Ma lei è al corrente di chi sia questa signorina? No. Cioè sì, ma la conosco veramente da poco, quindi. La signora Gaia Arpea è stata denunciata 2 volte per stalking. Stalking? Ok. Ma questa mica si chiama Gaia Arpea? Ah no? No. Perché? Che nome le ha detto? Lei si chiama Eliana... Eliana... Eliana Rame? Eliana Rame. Ma questa è una psichiatra, è una che pubblica. Ma quale psichiatra? Questa sta in cura da una psichiatra che si chiama così. Ma che ne dice? Sì. Ma che rapporti ci stanno tra voi due? Guarda tu stronzo. Bene. E azione. Devi andare via da casa mia! Ok, tu non mi vuoi più vedere. Non vuoi più avere niente a che fare con me. Lo capisco. Abbiamo veramente toccato il fondo ormai. Parole sante, perché noi non abbiamo toccato il fondo, noi abbiamo sfondato il fondo, hai capito? Tu credi che io sia pazza? Ammazzate, oh! Va bene, allora io ti lascio in pace, basta, me ne vado, non mi vedi più! Questa è razionalità. Ecco, vedi che quando ti ci metti sei razionale, sei ponderativa, che cazzo! Action! Ti fa vedere una cosa, mio cugino è da Talamone, mi dice se gli dai un'occhiata. Per me, sono posate. Quali posate? Ignorante, questi sono i ferri di un dottore, un chirurgo romano, età Augustea, primo secolo promulgato, età Augustea, primo secolo decolo, età... Buona. Sì. E azione. Un momento. Adriano, ehi. Psst. Vieni, ho bisogno. Guarda, ti devo far vedere una cosa. Mio cugino da Talamone mi ha portato questa roba. Dici se gli dai un'occhiata. Per me, sono posate. Quale posate, ignorante? Questi sono i ferri di un dottore, un chirurgo romano. Età Augusteus, primo secolo... Età Augusteo, primo secolo dopo Cristo. Ma dove le prende queste cose? Ma io non lo so. Sì, ma quanto possono valere? Io, Augusto, io non sono un perito, io sono uno studioso, uno storico. Non può esistere per me un commercio di queste cose, fuori legge. Ma tu sei troppo fiscale, qua mica siamo in America, in Italia le leggi sono obbligatorie. Scusi che mia sorella che mai esiste
Scusate, scusate, sorry. No, mi può. Bene, azione. Psst. Adriano! Psst. Adriano! Vieni! Calugazzo è quasi. No! Non ti vedo? Ok. Cioè. Ciao. Action. Ma voi lo sapete che l'Europa è il posto dove si hanno più rapporti anali nel mondo? No, per favore, Augusto. Augusto, ma sempre con questo sesso in bocca stai. Tesoro, è una statistica. Naturalmente l'Italia sta al primo posto. Uno su quattro lo pratica normalmente. Uno, sì. Due, tre, quattro... Ti prego, cambiamo argomento. Sì, dai, cambiamo argomento, Adrian. Parliamo un po' del tuo libro. Hai deciso il titolo? Sì, il professore ha deciso. Sì, il professore ha deciso. Bighe, fighe e lettighe nell'antica Roma. Anzi, lo facevo con sta mano qua, scusa, sorry. Sì, il professore ha deciso. Bighe, fighe e lettighe nell'antica Roma. Io mi scuso, questo uomo è una bestia, pensa solo a quello. Vabbè, io dico adesso, se non si può parlare di sesso, forse... Vabbè, allora, se è proprio un maniaco, scusate. Vabbè, se non si può parlare di sesso, forse... E vabbè, se è proprio un maniaco, scusate. Vabbè, ma se non possiamo parlare di sesso, forse lo possiamo fare. Vabbè, allora, se proprio un maniaco... Ah, sì. Telefono. Ah? Telefono. Sì. Mia figlia, scusate. Vabbè, è d'accordo, ti vengo a prendere io. Scusate, ma devo andare, mia figlia è appena arrivata, sono 2 anni. Oh, vabbè, allora, andiamo tutti a letto che è tardi. No. Mi dispiace, è tardi. Oh, no, vabbè, sì. Non insisto. No,